Quindi siamo a febbraio, tiriamo un po' le somme su quelli che sono stati gli obiettivi a gennaio 2024, quello che vogliamo fare dopo, e anche sui libri letti in questo mese, visto che appunto, come vi avevo detto, c'è un piano di lettura mensile che vorrei provare a seguire, che forse questo mese non ho seguito benissimo, però ne parliamo meglio dopo. Allora, sicuramente guardando a quello che mi sono prefisso, il mese di gennaio è stato un mese abbastanza positivo. Ripeto anche un po' il tema della clip precedente, considerato che la prima settimana fondamentalmente è stata, se non inesistente, addirittura deleteria per gli obiettivi stessi. Però non posso fare a meno di pensare che forse non mi sono messo gli obiettivi giusti, o comunque forse gli obiettivi per adesso vanno bene, ma potrei puntare a di più. Quindi questa è la solita schermata a cui ormai ci stiamo abituando. Sta andando sicuramente meglio a livello di forma fisica, a livello di pesi che riesco a sollevare, forse un po' di stallo nelle ultime settimane, ma comunque sia sono in un periodo in cui sto anche tagliando molto le calorie che mangio rispetto appunto magari al mese di dicembre, e sto vedendo dei progressi da quel punto di vista, quindi è normale che diventi anche più difficile poi continuare a superarsi in continuazione. Quindi da questo punto di vista sta andando bene. Per quanto riguarda la lettura, eccoci qui, questi erano i libri che o mi ero prefissato di leggere a gennaio o che poi effettivamente ho letto. Come vedete ci sono varie aggiunte rispetto a quello che appunto volevo leggere in questo mese. Discipline is Destiny non era programmato, ma l'ho letto nel mese di gennaio. Superfans non era programmato, ma ho iniziato a leggerlo nel mese di gennaio. Stessa cosa per Pastorale Americana. Quindi tutti i libri che non avevo programmato. Come mai? Perché? Che è successo? Allora, questo mese ho praticamente solo sentito Audible. Non ho letto dall'ebook o fisico. E questo perché? Perché Audible è molto più accessibile, adesso ce l'ho sul telefono, ce l'ho nell'home page del telefono, lì facile da cliccare, magari quando sto andando in ufficio per fare esercizio invece di sentire il video YouTube o la musica sento Audible, quando porto fuori Sinbad. Quindi è un'ottima abitudine che mi sono, diciamo, che si è aggiunta alla mia vita, prima non era così, sono contento, quindi ottimo. Però devo applicare lo stesso concetto magari anche al mio ebook, che per esempio ultimamente effettivamente sta spesso nello zaino quando faccio avanti e indietro da casa ufficio, e quindi non sta mai vicino al letto quando vado a dormire, oppure non sta mai sul tavolino, non sta mai vicino al divano. E questo è un problema perché vuol dire che mi sono bloccato su tutti i libri che ho in digitale che volevo leggere, e spesso i libri che ho in digitale sono anche quelli più interessanti per la parte lavorativa, ecco. Quindi farò magari un video a parte per parlarvi dei vari libri che ho letto a gennaio, però sicuramente devo riprendere un po' il discorso con tutti i vari libri che dovevo leggere ma che non ho letto. Adesso rifarò il piano per febbraio. Superfans, come forse vi ho detto già in passato, ho deciso di lasciarlo perché non mi è piaciuto. Quindi se un libro non mi sta piacendo, preferisco semplicemente lasciarlo lì e poi magari riprenderlo più in là. Però per esempio Memorie di Adriano io ce l'ho fisico, adesso devo fisicamente spostarlo in un posto dove mi è facile semplicemente prenderlo e cominciare a leggere, perché già questo libro, come forse ho già raccontato nella serie sui consigli di lettura, è un macigno da sollevare per me ogni volta. Ogni volta che apro una pagina la leggo veramente un colpo al cuore, però ecco, averlo più a portata di mano sicuramente aiuterebbe. A livello artistico, beh, sicuramente fare il primo open mic è stato un buon punto. Il secondo è già organizzato per febbraio e sto anche lavorando per fare quello in portoghese, quindi mi sto muovendo abbastanza bene. A livello musicale, diciamo che ho dovuto un po' ridimensionare le aspettative, però penso che entro fine mese sarò in grado di avere una canzone pronta. Quindi, diciamo, su questi obiettivi le cose procedono abbastanza bene. Adesso quello dei poster no, però diciamo è anche di importanza relativa. Qual è però il problema su cui voglio riflettere, e lo faccio perché penso che sia un tema importante? Che tra questi obiettivi manca forse un obiettivo grande, un obiettivo aspirazionale, cioè queste sono tutte cose che sono nice to have, se vogliamo, fanno parte di quel disegno di Tommaso a 30 anni di cui abbiamo parlato nel primissimo episodio di questa serie. Non c'è effettivamente nulla di grandioso, che va bene, non c'è sempre bisogno di avere, diciamo, degli obiettivi enormi davanti. E penso che forse gennaio sia stato un mese buono per lavorare su questi pezzetti di Lego che devo cominciare a reinserire all'interno della mia vita in modo che diventino abitudini, routine. Non so se valga la pena lavorare sul far diventare questo il canale YouTube più grande del mondo, se poi io a livello di salute fisica, per esempio,
non sto bene, anche perché molto spesso queste due cose in realtà funzionano meglio quando sono insieme, rispetto a quando invece magari uno si concentra solo su una cosa e perde di vista la propria salute fisica, almeno nel lungo termine tende a essere deleterio. Quindi va bene, però forse nel mese di febbraio-marzo potrebbe aver senso cominciare a pensare a voglio mettermi degli obiettivi anche per questo canale YouTube, per Rapido. Tutti i progetti che sicuramente non potranno avere molte ore a livello di attenzione, purtroppo, però magari cominciare a pensare in grande su quei temi lì può aiutarmi a intanto lavorarci di più, lavorarci meglio, ma anche ragionare su cose che poi vorrò fare in futuro. Un concetto interessante che ho preso da questo libro, What It Takes, è un libro discreto, insomma adesso non ricordo, nel sistema di valutazione sì, gli ho dato 3 stelle. È un libro di Stephen Schwarzman, che è stato il CEO e il co-founder di Blackstone, che sono un essere l'azienda preferita nel mondo di tutti quanti. Però è un libro interessante, un libro sulla sua vita, sulla sua storia. Se non sbaglio lui ha lavorato a Lehman Brothers anche durante la crisi del 2008, quindi ha tante cose da raccontare. E uno degli insegnamenti, forse il più grande che mi ha lasciato questo libro, è cercare di raggiungere un obiettivo enorme molto spesso richiede le stesse energie di raggiungere un obiettivo medio. Quindi lui sprona chi legge a scegliere un obiettivo e poi puntare a 10 volte quello che ci si è messo in mente, molto, molto americano come metodo di comunicare, però secondo me non è sbagliatissimo. Cioè la differenza che ci vuole nel far partire un canale YouTube e farlo arrivare da 0 a 1000 iscritti rispetto a farlo arrivare da 0 a 10.000 iscritti, in realtà non è così grande. Il numero di ore necessarie per farlo non è necessariamente 10 volte di più. Quello che cambia è la qualità dei tuoi ragionamenti, la qualità del tuo output e magari il tempo che ragioni su quello che deve essere il tuo output, o la fortuna, anche no? La fortuna di avere una buona idea a caso, la fortuna di essere ben detti da questo fantomatico algoritmo di YouTube, la fortuna di essere reactati dalla persona giusta al momento giusto, insomma, ci sono tanti fattori. Però è vero che a volte ci mettiamo degli obiettivi che sono un po' limitanti per noi, continuiamo a fare uno sforzo comunque considerevole, però per raggiungere un risultato finale che potrebbe essere più grande con giusto un minimo di sforzo in più o con una prospettiva diversa, ecco, perché a volte magari noi pensando più in piccolo neanche ci diamo l'opportunità di ragionare su opportunità di raggiungere step successivi. Quindi forse questo è un buon insegnamento da tenere a mente mentre ragiono sul come voglio impostare il mio approccio verso Rapido, che vi ricordo essere questo acceleratore open source che ho creato, che si è posto l'obiettivo di aiutare in forma gratuita founder a avere lo 0,1% in più di successo quando cominciano la loro startup. Oppure anche obiettivi per questo canale YouTube, cioè io penso che sia un asset interessante, è un qualcosa che mi piace fare, so che molto probabilmente ha anche tanti aspetti positivi per me il continuare a fare video. Come nel tempo che ho posso non solo mantenere questo canale e fare un video a settimana, ma effettivamente anche farlo esplodere, per dire, no? Nel caso in cui quello fosse il mio obiettivo, probabilmente non lo è, però devo ragionarci, ecco. Questo video magari sarà anche un po' un brainstorming per questo. Quindi potrebbe essere divertente provare a fare un esercizio di identificazione di obiettivi. Allora, io so che con questo canale YouTube voglio aiutare le persone nel loro percorso lavorativo, che è un po' generico, però diciamo, se vogliamo andare più specifici, persone che lavorano nell'ambito startup, se dovessimo proprio definire una user persona, founder di startup che sono in fase di pre-seed, seed, serie 6. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, l'obiettivo principale del canale. Poi in realtà, come avete visto, mi piace fare anche altri video più personali, mi piace intrattenere, quindi sarà un misto di queste cose. Alla fine è un canale in italiano che ha comunque una reach limitata, quindi sicuramente Rapido da quel punto di vista è molto più professionale. Qui è anche un po' una forma di sfogo, di connessione con chi mi segue. Chiaramente un altro obiettivo può essere quello di conoscere persone interessanti. Io penso che prima o poi vorrò fare in maniera più strutturata l'investitore, angel investor, chiamatelo come volete, magari non a tempo pieno, però continuare quello che sto facendo su scala più grande, quindi avere un network di persone che mi seguono, che sono persone brave, che fondano startup, che sono intraprendenti, che lavorano in grandi aziende, non solo mi fa piacere, ma
è anche un valore aggiunto per un mio potenziale futuro. Stessa cosa si può dire per quanto riguarda i miei colleghi. Cioè, ho conosciuto persone grazie a YouTube che altrimenti non avrei mai conosciuto. Magari alcune con cui parlo una volta ogni 6 mesi, altre con cui parlo quasi tutti i giorni. Questo sia a livello personale che a livello professionale è una bella aggiunta, è un bel punto in più. Quindi questo sicuramente è qualcosa che vorrei mantenere. Un altro punto che si può aggiungere in terzo posto, magari legato alle entrate, che appunto su YouTube poi sono abbastanza limitate, però insomma è un qualcosa che ovviamente può essere incluso nel totale. Quindi tenendo conto di questi 3 parametri, come possiamo disegnare il nostro obiettivo? Io ormai penso di aver capito il tipo di video che sul mio canale farebbe 10-20 volte il tipo di views, no? Cioè lo si vede anche guardando i video più popolari, quelli in cui si parla di personaggi famosi discutibili, quello in cui si parla di altre aziende, magari facendo un po' di demistificazione, un po' di debunking con il titolo un po' tendente al clickbait, o video magari un po' più personali sul drammatico. Ecco, più o meno sono questi i tipi di video che tirano sempre di più su YouTube, ma mi aiuterebbero a raggiungere questi 3 obiettivi? Beh, sicuramente il terzo sì, il secondo un pochettino, il primo magari sì, leggermente per strascico qualcuno lo tirerei dentro, che è in quell'ambito di startup. Ecco, il video su NordVPN può essere un esempio di video che sicuramente mi ha portato tanta visibilità, sia con colleghi che con potenziali iscritti, e qualcuno di interessato poi ai contenuti principali del canale l'ha portato dentro. Ora la domanda è: ha senso continuare su quella linea? Oppure contenuti più seri, più specifici che magari vengono cercati da chi lavora in questo ambito? In realtà la scelta non è così ovvia, perché comunque molte persone che magari sono co-founder di una startup, poi su YouTube non è che vanno a cercarsi tutorial su come fare X, su come fare Y. Magari vanno su YouTube dopo che hanno passato una giornata di lavoro intensa, sono stanchi, vogliono vedersi un qualcosa che sia anche intrattenente, e quindi poi il mio canale lo scoprono così, grazie al video su NordVPN, perché sono curiosi, vedono che comunque di marketing ne capisco, e quindi poi dicono: ah, ma sai che c'è, magari mi iscrivo, e poi seguono il resto. Quindi non ne sono così sicuro in realtà. Magari sarebbe da fare un po' di altri test. Io credo di avere trovato un format che può essere un buon incrocio tra tutto questo, e ho vari video già scritti, devo solo registrarli e farli montare fondamentalmente. Ecco, quello magari potrebbe essere un obiettivo: registrare i primi 3-4 video di questa serie che ho scritti, pubblicarli, vedere come vanno. Ovviamente continuare con questi vlog settimanali nel caso in cui dovessero piacere. Non sono convintissimo del loro valore, cioè io adesso mentre li sto registrando mi rendo conto che forse, ecco, il primo è piaciuto, c'è stata una buona interazione, chiaramente non è un video che fa tante views, però non so se è il tipo di entusiasmo che durerà anche per video successivi. Cioè penso che più passeranno le settimane, meno cose interessanti avrò da dire, però questo anche potrebbe essere un qualcosa da tenere a mente. E poi ci sono tutta una serie di extra che possono essere, per esempio, eventi o nuovi formati. Per esempio il Twitch Tank. Questo è un format che sicuramente attira persone e che lavora bene anche sugli altri punti obiettivi che mi sono posto. Quindi potrebbe essere interessante lavorare di più, non solo su questo Twitch Tank, che forse cambierà nome, Startup Tank, vediamo, perché non sarà solo su Twitch, ma anche su format magari simili che possono avere un effetto comparabile, ecco, no? Magari cominciare a intervistare founder qui, fare una specie di sessione uno a uno, poi registrarlo e pubblicarlo online. Insomma, ci sono vari aspetti. Un altro punto che non ho segnato qui, chiaramente, è quello di imparare di più come professionista e come persona, qualcosa che sicuramente accade spesso quando si fanno video YouTube, no? Perché ti forzi in un certo senso a imparare cose nuove, a spiegarle e quindi poi anche a assimilarle meglio di come non le assimileresti semplicemente leggendo un articolo, vedendo un corso, eccetera. Queste sono tutte le varie idee. Nel video della prossima settimana vi darò un overview dei nuovi obiettivi che mi sono posto, anche legati appunto a altri aspetti della mia vita che magari hanno un impatto potenzialmente maggiore. Mi fate sapere anche voi cosa ne pensate? Devo rifletterci un pochettino, probabilmente. Chiudiamo questo vlog con l'ormai solito update sul check-in giornaliero. Come vedete, a livello di, diciamo, esposizione solare sta andando bene, anche oggi mi ero scordato di mettere il tick. A livello di esercizio anche, devo dire, abbastanza bene, quindi quasi tutti i giorni, tranne questo che era forse martedì, non mi ricordo, martedì, mercoledì, martedì, esatto.
E poi oggi anche sono qui, quindi dopo questo video andrò a fare un po' di esercizio. Lettura anche bene, anche se appunto magari non sto leggendo quanto avrei pensato, però almeno è un qualcosa che sto continuando a fare su base giornaliera. Continuo a essere scarso sulla pianificazione del giorno e la meditazione. Questa è una cosa ricorrente che devo address in qualche modo. Quindi niente, continuo a dirvelo, continuo a sentirmi un cane. Spero che questa sensazione di vergogna magari prima o poi riesca a smuovermi. Non esattamente la cosa più sana da dire, però ecco, potrebbe essere un buono sprono. E visto che poi questa settimana in realtà purtroppo mi sono scordato di mettere le valutazioni sul valore, diciamo, il voto alla giornata, il voto alla dieta, li lascio vuoti perché non ha senso metterli così a caso, a ricordo. Sarebbero ricordi lontani, poco accurati, quindi direi che ve li lascio così. Ho visto anche dei commenti, chi parlava un po' del potenziale problema, tra virgolette, di mettere un voto alla propria giornata. Secondo me non è così problematico, cioè chiaramente non è che sto lì a pesare col contagocce, è più una sensazione generale e la mia idea è semplicemente quella di magari a fine anno fare una media per vedere, ma i giorni in cui non ho fatto esercizio, di media, i voti sono più alti o sono più bassi, magari tenendo il weekend da parte, perché poi sappiamo che il weekend magari è un momento in cui stai spesso fuori con le persone che conosci, con gli amici, e quindi non fai esercizio, però è una bella giornata, ti diverti, quindi il voto è alto, rovinerebbe tutte le medie. Comunque, tralasciando questi discorsi meta, ecco, settimana prossima cercherò di essere più diligente con la compilazione e rimettere di nuovo i voti per vedere come va. Quindi io come al solito vi ringrazio per aver visto questo vlog, spero che vi stiano piacendo, fatemi sapere nei commenti cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno, perché è un format in evoluzione, magari volete vedere più clip durante la settimana, magari non vi interessa per niente e mi dite: guarda Tommaso, piuttosto spendi questa mezz'ora della tua settimana totale che spendi a registrare nel fare un qualche altro tipo di video che è più in linea con i video classici del tuo canale, perché no? Anche questo sarebbe un feedback utile. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!